Salve ragazzi, oggi recensirò un Elk Ridge, è 1046. La lama è in acciaio 440C, spessa 3 mm, la lunghezza della lama invece è di circa 9,5 cm. Il manico ha un motivo camouflage. Rappresenta delle foglie di quercia con i rami. Particolarità della lama che presenta questo disegno realizzato con il laser, che rappresenta il simbolo della Elk Ridge. Il fodero è un fodero in cordura rigida, realizzato sufficientemente bene con una clip di ritenzione per il coltello. È abbastanza sicuro. Le viti che fermano le guancette del manico sono delle Torx. No, sono delle viti esagonali, mi correggo. Presento anche un foro per il laccetto. Adesso lo testeremo sul classico foglio di carta. Il filo, come si vede, non è perfetto. Ma d'altronde, per un coltello appena uscito dalla fabbrica, insomma, non è il massimo, però non è detto che sia un coltello che non taglia, poiché anche quando i miei amici mi chiedono di affilargli un coltello, io non glielo affilo mai al massimo, perché rasenta troppo, si rastrema troppo il filo e diventa abbastanza fragile. Io faccio sempre un'affilatura media, che può essere utilizzata in qualsiasi occasione. Se non taglia foglie di carta, potrebbe tagliare benissimo una mela. Come si vede. O anche sbucciare una mela. È inutile portare il filo all'estremo, tanto il coltello non toglierà mai la carta. Per la carta ci sono i taglierini. A noi serve un coltello per ogni uso. Quindi non taglia la carta, ma può tagliare la mela, può tagliare un salamino o un pezzo di pane. Detto questo, vi saluto al mio prossimo video.